mare impetuoso al tramonto, andiamo a suonarci questa prima parte che viene fatta per lo più all'unisono con la chitarra. Quindi attenzione soprattutto a stare ben attaccato al suono della chitarra. Come note, abbiamo sempre il Mi al tasto 7 della corda di La, il Mi a vuoto della corda di Mi, chiaramente. Poi, come note, useremo il Re, il Do diesis e il Si. Tutto a mano aperta, mi raccomando. Partiamo con un mi e poi mi a vuoto. Poi andiamo a mettere do diesis che cade sul re. Ribattiamo re, do diesis, si con il mignolo sulla corda di mi. E facciamo di nuovo il mi acuto e poi grave. Quindi cosa ho fatto ancora? Do diesis doppio, re, do diesis. Facciamo insieme lento, anzi mettiamo su Chordify, rallentiamo. La velocità è 88. Mettiamo un po' più lento, così lavoriamo anche sull'attaccatura alla chitarra. Proviamolo insieme se vuoi. Poi da qua partirà la seconda parte, quella in slap sulla strofa. Per questo riff in slap, innanzitutto metto un pochettino le mani avanti dicendo che questa non è una vera e propria trascrizione, quindi non vado ad attaccarmi alla singola registrazione o live. Ci sono delle trascrizioni molto ben fatte, ad esempio quella di Marco Sassetti è fantastica con tutta la parte che scorre. Io ho pensato di creare un giro molto simile a quello che suona, ma che vada bene per essere ripetuto e soprattutto per me, per ricordarmelo poi durante la canzone. Quindi prendilo un pochettino come una mia visione di come lo suono e di come lo suonerei. Allora, partiamo con il Mi acuto, quello di prima. Qua siamo in slap, quindi abbiamo o il colpo di pollice o la ghost note che viene fatta sulla corda poi di Mi, oppure lo strappato che può essere o ghost, come vedremo dopo, oppure proprio sulla nota reale. Partiamo con questo. Sono tutti Mi. Mi con il pollice, corda di La, tasto 7. Poi andiamo a giocare con il Mi a vuoto, intervallato delle ghost note. Quindi questo. Ok? Per fare la ghost vado ad appoggiare la mano sulla corda e colpisco col pollice. In realtà potrei farlo anche soltanto con lo stop del palmo. Vedi che con il palmo vado a stoppare e fare la ghost anziché il Mi reale a vuoto, però mi aiuto anche con la mano sinistra in modo che non vibri neanche per sbaglio. Te lo faccio sentire lento. Questa è la prima parte ed è soltanto esclusivamente o dei Mi o delle ghost note. Poi andiamo avanti. Adesso vado a fare questo. Parto dal Re con uno slide che arriva fino al Mi. Vado a strappare il Mi acuto in corda di Sol al tasto 9. E poi vado a mettere un Mi grave con il pollice. Subito dopo, una cosa importantissima che io metto ritmicamente poi per cadere giusto sul, che è molto simile
a quello fatto con le dita nel riff 1, vado a mettere uno strappato sulla corda di La. Quindi strappo mentre carico il pollice. E poi vado a fare Emmeron La Si, Mi col pollice, Re col pollice, Do diesis col pollice. Questa ghost potrebbe anche essere fatta come pausa o proprio non suonata, mi aiuta poi a cadere bene ritmicamente, perché questo riff è tutto un pochettino spostato, quindi è molto difficile da fare ritmicamente come lo suona lui, che è veramente geniale, galattico. Allora, proviamo a suonarlo una volta insieme. E così continua su tutta la strofa e poi anche nell'assolo. Quindi questi quattro riff che stiamo vedendo sono poi ripetuti durante la canzone, ci sono solo queste parti. Andiamo alla fine della strofa, nel pezzo che io chiamo Hendrix, perché ricorda un pochettino Hendrix. Ascoltiamolo. Che dici? Ti ha ricordato un pochettino Hey Joe di Jimi Hendrix quando c'è quello stacco? Un pochettino. Allora, andiamo a vederlo. Iniziamo con un Si, qui abbiamo gli ottavi ribattuti. Sentiamolo, provo a suonartelo un po' più lento. Quindi andiamo a fare un Si con gli ottavi, 1, 2, 3 e 4. Poi andiamo a allargare la mano, allargare un dito, un tasto, come al solito. Quindi qua, se hai una buona padronanza di un dito, un tasto, tutto il pezzo non dovresti avere problemi. Tipo qua, la diteggiatura è molto comoda se riesci a partire col mignolo, perché poi facciamo Re, Fa diesis, Sol, Sol diesis. Poi qua andiamo con il medio sul La, perché dopo abbiamo Do diesis, Re, Re diesis e cadiamo sul Mi per ritornare sul riff 1. Te lo faccio lento. Quindi adesso io ho spostato più volte il dito medio. Ho fatto un triplo spostamento di medio, perché poi devo cadere qua, è importante, perché altrimenti poi vado a mancare il Do diesis. Puoi fare o così, oppure, come ti ho detto prima, andare con l'anulare sul Sol diesis e poi spostarti col medio. Io lo trovo più comodo fare tre volte con l'uno, però è assolutamente uguale. Proviamo a suonarcelo una volta insieme, se hai capito le note. Partiamo qui dal Si. E qua ritorniamo sul riff 1, poi si ripetono tutte di nuovo, torna lo slap delle strofe, eccetera. C'è ancora una parte, andiamo a ascoltarla. Anche quest'ultimo riff, che potrebbe essere una specie, anche se comunque viene ripetuto due volte, io lo suono molto libero, perché bene o male sta sempre sul Re e sul La, va a finire poi soltanto in Si alla fine. Qua di base ci sono degli ottavi fatti in thumb. Suonati, io li suono un pochettino staccati, vado ad abbellirli ogni tanto con delle ottave, quindi sul Re vado a prendere il Re acuto, met-
metto anche una ghost, però sono soltanto delle note d'abbellimento che si possono fare oppure non fare. Anche lui non è sempre drittissimo solo con col pollice, ogni tanto va a metterci qualcosetta. Posso anche mettere dei bicordi per fare l'acuto. Vado a mettere, allargare il mignolo e becco anche un pochettino di la, la e re. Anche qua stessa cosa sul la, soltanto che vado a prendere mi e la. Proviamo a suonarcelo insieme. Anche qua ho rallentato con Moises un pochettino. Proviamo ad andarcelo a suonare. La, re, e andiamo a finire sul si naturale. Sì, anche qua. Benissimo, abbiamo visto le quattro parti, mi raccomando studiatele separatamente e poi valla a memorizzare e metterle sulla canzone intera. Ripeto ancora una volta, sono delle mie interpretazioni per ricordarmela a memoria e per poterla suonare, non è la trascrizione proprio precisissima, che tra l'altro è bellissima ed è anche molto difficile poi da ricordare. Noi ci vediamo al prossimo video, ti ringrazio per avermi seguito fino alla fine e ci vediamo alla prossima, ciao!